Live social. Molto spesso quando interpelliamo gli insegnanti, gli educatori, gli psicologi, anche i logopedisti ad esempio, quindi coloro che riabilitano al linguaggio per tutti quei ragazzi che hanno dei disagi, oggi si parla molto addirittura di disturbi specifici dell'apprendimento, piuttosto disagi che riguardano l'attenzione, lo sentiamo sempre più spesso qui ai nostri microfoni. Insomma, vi sarete accorti che cerchiamo sempre di trovare anche delle possibili soluzioni, delle possibili modalità di intervento. Oggi abbiamo con noi un ospite che vuole, come dire, suggerirci il suo metodo, che passa attraverso la letteratura fiabesca, quella letteratura che tutti continuiamo ad amare anche quando cresciamo, quando non siamo più bambini, probabilmente perché, come diceva Jung, parla attraverso un linguaggio simbolico, parla attraverso gli archetipi, lui diceva. Abbiamo con noi oggi Rosa Tiziana Bruno. Buonasera Rosa. Buonasera. Oh, tu hai questa pagina su Facebook che è, così come ve la sto dicendo e nominando, Papale Papale, impariamo con le fiabe. E ti proponi, sei anche una sociologa dell'educazione, di formare, credo io, le insegnanti, ma forse anche i genitori stessi, no? Utilizzare, mi piace poco questo verbo, ma forse è performante, si capisce, la letteratura fiabesca per, come dire, sopperire a quelli che sono i disagi che i bambini o gli adolescenti, i ragazzi incontrano oggi come oggi nella nostra società un po' forse distratta e troppo piena di stimoli. È un po' questo il sunto? Sì, in realtà la società è cambiata molto rapidamente negli ultimi decenni. È cambiata in bene per alcuni versi, sì, ma in male per altri versi. E i bambini e i ragazzi sono completamente diversi da quelli di 15 o 20 anni fa. Pensiamo per esempio ai disturbi dell'attenzione, sì, l'incapacità dei bambini di ascoltare, di restare fermi qualche minuto per farsi catturare dalle parole dell'insegnante o anche del genitore stesso. Certo. Ecco, queste erano realtà quasi sconosciute 20-30 anni fa. È vero. E adesso bisogna trovare una soluzione a tutto questo, anche per esempio a problemi ancora più forti come l'autismo. Certo. Che è in aumento nelle scuole italiane, non solo. I casi di autismo sono in crescita e fare scuola, insegnare, fare lezione diventa sempre più complicato, sempre più complesso e sempre più pesante. Io penso che il momento della lezione deve essere un momento gioioso, perché senza la gioia non c'è il vero apprendimento. Certo, però mi perdoni, autistici ad esempio si nasce, no? Quello... Ma si nasce. Non è un tratto che si acquista. Intanto sull'autismo ancora qualche mistero c'è. La scienza non conosce tutto, anche perché i bambini autistici sono diversi l'uno dall'altro, non esiste una sola forma di autismo. Lo spettro, no? Sì, quello che però accomuna un po' tutti, e non solo i bambini autistici, ma anche i bambini con i disturbi dell'attenzione, i bambini che per esempio sono vittime del bullismo o che a loro volta sono, come dire, piccoli carnefici ai danni dei loro coetanei. Quello che accomuna tutti è la difficoltà ad entrare in contatto con le proprie emozioni e quindi a capire che cosa si prova davvero, cosa prova l'altro, entrare in empatia con l'altro, cosa provo io, provo rabbia, perché provo questa rabbia, oppure cosa desidero veramente, di cosa ho bisogno davvero. Io mi è rimasto molto impresso un laboratorio che ho fatto anni fa all'ospedale Meyer pediatrico di Firenze, e ai bambini ammalati, gravemente ammalati, quando chiedevo cosa desiderassero, mi aspettavo ovviamente la risposta più logica fra tutte, cioè guarire. Ebbene, in alcune condizioni di difficoltà e di disagio non si riesce nemmeno più a desiderare la cosa fondamentale, perché il rapporto con le proprie emozioni diventa complicato. E oggi è ancora più complicato perché le famiglie sono cambiate tantissimo, si sta molto meno tempo con i propri genitori
l'educazione emotivo-relazionale, sentimentale, che una volta era affidata alle famiglie, giustamente, adesso si fa difficoltà a praticarla, perché non c'è tempo, perché certo. I genitori tornano a casa alle 9 di sera stanchissimi e non è facile. No, è vero, verissimo, mi ritrovo veramente in tutto e per tutto in quello che hai appena detto, soprattutto quando parlavi della differenza del distacco generazionale che si basa su 10-15 anni. Io ti posso aggiungere un elemento a questo. Diciamo un discorso con il quale mi confronto spesso anche con i miei coetanei, io ho quasi 30 anni e già trovo, questa è una mia generalizzazione però si basa sull'esperienza, già trovo una piccola ma importante differenza nel modo di approcciarmi, di comunicare, di avere una visione del mondo con chi ha già 4-5 anni meno di me. Vero. E mi confronto anche con i miei coetanei, con chi ha 30 anni come me, quindi poi ci sono ovviamente le eccezioni. Perché sembrano pochi 4-5 anni, ma 4-5 anni basta per dire che quando io facevo la terza media, avevo 13 anni, se dovevo fare una ricerca a casa, se mi andava bene utilizzavo il computer, se no in biblioteca a ricercare sui libri. Chi ha 4-5 anni meno di me già era attrezzato con computer, telefono, tablet. Sono stati quei 4-5 anni che hanno un po' trasformato le cose, no? Sì, tutto molto rapidamente. E te ne accorgi proprio nel... Io sono ancora... mi sento vecchio a volte, cioè, analogico. Ecco, quindi mi ha colpito molto anche come si sono accorciate le generazioni, no? Il probabilmente... Sì, prego. È che questa rapidità di cambiamento non è stata accompagnata da un'altrettanto rapida modifica dell'educazione. Mm-hmm. Per cui non eravamo preparati noi adulti a questi cambiamenti così rapidi che noi stessi abbiamo posto in essere, ma di fronte ai quali spesso siamo spiazzati. E quindi nella scuola si insegna ancora come si insegnava 20 anni fa o 10 anni fa. E questo non è più possibile, nel senso che il passato non va buttato via, chiaramente. No, certo. Però bisogna anche stare, come si suol dire, al passo con i tempi. E allora, se sono cambiati i bambini, sono cambiate le famiglie, sono cambiati i rapporti tra adulti e ragazzi, necessariamente deve cambiare anche il modo di fare scuola, che deve essere molto più attento alla relazione, alle emozioni. La componente emozionale è fondamentale, attraverso le emozioni passano tanti concetti, e se non c'è un equilibrio emozionale nel bambino o nel ragazzo, diventa molto difficile, certo, riuscire a trasmettergli anche delle conoscenze. Sì, anche l'empatia, no? Come dicevi tu prima, sì, deve essere allenata. La capacità di relazionarsi, altrimenti tutto passa attraverso gli impulsi, semplicemente gli impulsi, non si arriva poi allo stadio dell'emozione e poi del sentimento, che è qualcosa che si impara, bravissimo, come dicevano i greci, no? Si impara, sì, a teatro, ad esempio, il grande Umberto Galimberti ci spiega sempre che i sentimenti sono qualcosa di sociale. Sì, è vero. E io da sociologo lo posso confermare, proprio così, il sentimento si impara vivendo con gli altri, ma capendo gli, sì, altri, relazionandosi nel modo giusto. E aggiunge il professor Galimberti, come si insegnavano i sentimenti una volta? Attraverso la letteratura. Bravissimo. Attraverso il teatro. Sì, prima con la mitologia, certo, comunque con il racconto, con la narrazione. Certo. E teniamo conto che la letteratura fiabesca è la forma di narrazione, certo, più antica che abbiamo. E la letteratura fiabesca è relativamente recente, nel senso che la possiamo datare nata intorno al 1600, sì, e però si rifà ad una narrazione antichissima, di millenni, insomma. Quindi quello che mi dispiace è che la fiaba è sotto accusa da un po' di tempo, perché molti l'accusano di... molti no, ma insomma alcuni l'accusano di contenere stereotipi o di non essere adatta ai bambini d'oggi. Non è così. È una narrazione eterna, dura da sempre, è nata con l'uomo, ha accompagnato l'uomo per millenni, ce n'è un forte bisogno. La fiaba conosciuta per com'è davvero, e quindi nella sua forma letteraria, che è diversa da quella cinematografica o da quella che spesso noi conosciamo più facilmente, ecco, nella sua forma originaria la letteratura fiabesca è uno strumento formidabile, formidabile. Certo. Beh, sicuramente, a proposito di quello che hai detto adesso, mi aggancio, la fiaba viene anche, come dire, analizzata
sotto punti di vista diversi, no? È anche stata sottoposta, diciamo, a una traduzione dei significati a livello psicanalitico molto spesso, no? Quindi, sì, è addirittura no? usata. Un sottotraccio, cioè quel personaggio, cosa rappresenta. Sì. Cioè, si sono fatti degli studi che sono andati anche molto a scavare dentro. Pensa che gli psicoterapeuti la usano in terapia. Ah, vedi? Per gli adulti, non per i bambini. No, chiaro. E a volte si usa anche nelle grandi imprese, uh-huh, per i corsi di formazione ai dipendenti, perché la fiaba ti aiuta a ristabilire il tuo equilibrio emotivo e ad entrare in relazione con l'altro nella maniera migliore. E se entri in relazione con l'altro, con il tuo collega, con il tuo vicino di stanza, lavori meglio. Assolutamente. Quindi Rosa Tiziana, tu, dopo che ci hai fatto questa analisi assolutamente puntuale, dal punto di vista pratico, che cosa fai? Tieni dei laboratori, tieni dei corsi, sì, ti rivolgi alle scuole? Un po' di tutto, un po' tutto. Ho cominciato con tenere dei corsi per il Comune di Roma inizialmente, per conto del Comune di Roma, ai docenti di Roma e provincia, e ha avuto un grande successo. Non me l'aspettavo così, che insomma ottenesse tutta questo gradimento, e da lì poi ho proseguito, sono andata in tutta Italia a parlare di come è importante usare la letteratura fiabesca, come usarla nel modo giusto a scuola ma anche in famiglia, e finché poi è nato un libro che si intitola appunto Insegnare con la letteratura fiabesca, edito dal gruppo Raffaello, che sta avendo un grande successo, perché vedo che c'è davvero bisogno di trovare la chiave giusta per entrare in comunicazione con i bambini, per renderli partecipi di quella che è la lezione, ma anche la quotidianità in famiglia, no? Ci si lamenta sempre di questi bambini che sono troppo capricciosi o ingestibili. Ebbene, io lo posso assicurare perché l'ho provato e lo hanno provato con me tutte le maestre che mi seguono in questo percorso. Narrare nel modo giusto, leggere ad alta voce un testo di letteratura fiabesca a un bambino, significa davvero cambiare le cose, ribaltare la situazione, in meglio ovviamente. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, viva le fiabe. Io ricordo a tutti voi che se voleste andare ad approfondire qualcosa, a spizzicare qui e là sul web, ad esempio, c'è il contatto Facebook che abbiamo ricordato in apertura, Impariamo con le fiabe. C'è anche il tuo sito www.rosatiziana.com per chi volesse saperne di più. Mi è piaciuto molto il taglio, insomma, che abbiamo dato a questa chiacchierata, a questa intervista, dove abbiamo affrontato, insomma, la situazione che riguarda il disagio giovanile a scuola. Posso aggiungere una cosa? Certo. Molti non lo immaginano, ma sì, attraverso la letteratura fiabesca è possibile insegnare tutte le discipline, anche la matematica, le scienze, la geografia. Assolutamente, verissimo. Beh, pensiamo, a proposito di matematica, Alice nel Paese delle Meraviglie. Bravissimo, sì, che è scritta da un matematico. Che è scritta da un matematico, infatti. Benissimo Rosa, mi ha fatto molto piacere averti qui con noi, grazie veramente per questo prezioso contributo, ti auguro buona serata, grazie, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. A tra poco, sempre qui su Live Social, storie, interviste, mi raccomando non perdete i prossimi appuntamenti, a tra pochissimo. Live Social.